Che
speriamo di fare l'esperienza di grazia su grazia. Ecco, se, perché se non c'è questa esperienza, questa manifestazione in noi, ecco, questo cammino dentro di noi, ebbene la festa in realtà è una festa che non ha senso. Non avrebbe senso. È un po' come sempre il prologo che ce lo dice, ecco, prende fra i suoi, dice Giovanni l'Evangelista, Gesù è nato in Palestina, prende fra i suoi, e i suoi non hanno fatto una festa perché erano Gesù Cristo, no, assolutamente, anzi, tutt'altro, se noi guardiamo bene, in realtà l'evento dell'incarnazione è un disastro, umanamente parlando. Perché Gesù nasce e non viene mica accolto. Gesù nasce e deve entrare dalla porta di servizio, dal Vangelo di ieri, dalla vigilia, no? E nasce e non manco c'è posto per lui nell'albergo, dice il Vangelo, nella casa. Ed entra dalla stalla, e passa dalla stalla per arrivare a quei piani. Ecco, in realtà, se noi guardassimo bene la festa del Natale, c'è poco da festeggiare umanamente parlando. E Giovanni ce lo ricorda, vede fra i suoi, non so io. Non sapendo neanche chi fosse il Signore. E neanche volevo fare un'esperienza immediata con Lui. Ecco, per cui questo può capitare, nel senso che la ricorrenza del Natale rischia a volte di diventare così una ricorrenza semplicemente esteriore, ma manca dell'aspetto primario, che è l'aspetto della grazia, per cui uno non la vuole. Che si è rinnovata e davvero si rinnova. E allora scaturisce anche la lode e il ringraziamento, il canto del salmo che noi abbiamo proclamato, cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto una vita proprio di tutti la vita rinnovata, Signore. Per esempio, in questi giorni, nel tempo che passavo a confessare, tra una parrocchia e l'altra, e sapete che quando si confessa, anche il confessore, ascoltando, si meraviglia delle grazie che il Signore le offre. E a un certo punto è venuta una persona e mi dice, in una delle comunità, e a un certo punto dice, ma è da tanto, io mi ero allontanato dalla fede, ma proprio allontanato dalla fede perché per i mille motivi, ma dei propri motivi. E mi dice, e ho cercato il senso, la felicità in mille altre cose. Quando poi mi sono stesso, che invece di essere più felice, mi ero di più appestito, e invece di essere migliore, mi sono maggiormente peggiorato. E in realtà la ricerca di mille altre cose, una felicità che in realtà andavo ricercando di cose che non davano, sì, soddisfavano, ma la felicità non è una soddisfazione. È soddisfatto, ma non è più felice. E allora dice, entrando un po' pensando, probabilmente è vera l'esperienza unica della gioia che nasce dal Signore. Ed è vero questo. Ed è proprio così. Allora lì, vedete, quando c'è un'accoglienza profonda dell'evento del Cristo nella nostra vita, allora sì, canto un canto nuovo, perché ho compiuto meraviglie. Allora l'esperienza della festa è festa. Non è una festa tanto per, ma è una festa perché in realtà c'è un cambiamento, una gioia dentro di me che si esprime dentro di me. E continua il Salmo, il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha fatto esperienza di questa salvezza. Allora, la memoria, la ricorrenza del Natale diventa così un rendimento di grazie perché, Signore, io ho conosciuto, ecco, non è qualcosa di così lontano, oppure che qualcuno mi ha detto, oppure per tradizione, io quando sento questa cosa, dobbiamo festeggiare la Natale perché è la tradizione. Ma quale tradizione? C'è una frase di Madre Teresa di Calcutta, che ho conosciuto, secondo me è molto bella, che dice un po'
il senso anche dell'andare che noi stiamo vivendo, ma c'è presa di caduta, dice così, ecco. È Natale ogni volta che permette a Dio di amare gli altri attraverso di te. Quindi anche il 13 di luglio è Natale se tu permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. Non è perché è oggi 25, ma ogni volta che tu fai questa esperienza dell'accoglienza nella tua vita, ecco, del Signore, è l'esperienza grande della festa di Natale. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia. Termina questo bellissimo Salmo 97, dice: cantate al Signore con la cetra, con la corda e tutti gli strumenti. Ecco, questa lode che davvero nasce dall'incontro con Lui, sia anche per noi così. La gioia, la pace, queste parole che in questi giorni, in questo tempo verranno dette, ecco, sono queste. Chiediamo al Signore davvero per ciascuno di noi questo cammino, ecco, questa accoglienza, questa grazia, l'esperienza che Giovanni ci ha ricordato nel proprio, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Grazie.
dai limiti dei tuoi cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Fate questo in
mia morte, la mia vita. Come on.
Padre Santo misericordioso, il Salvatore del mondo, che oggi è nato e riuscirà a generare i tuoi figli, ci comunichi il dono della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore. La benedizione scenda su tutti noi, sulle vostre famiglie, su coloro che portate nel cuore, sulle persone malate nella nostra comunità. Penso che l'augurio migliore di Natale è la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. A ogni vocazione rispondete amen. Dio, che dalla nascita del Cristo suo Figlio ha portato in luce questo giorno santissimo, ha lottato da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio ha fatto uomo, ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio, che mandò gli angeli a recare i pastori dietro l'annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende